L'abbiamo risolta, ma continuiamo nella nostra progressione. Siamo nei corridori lenti questo giorno qua. Mettiamo un mattone o dei costruttori lenti, mettiamo un mattone alla volta. Il prossimo mattone qual è? Il prossimo mattone è calcolare gli assorbimenti che l'energia solare riceve quando attraversa la superficie terrestre. Quando attraversa l'atmosfera terrestre e poi tocca la superficie. L'atmosfera è un corpo grigio. Il Sole è un corpo nero, l'atmosfera è un corpo grigio, la Terra è un corpo grigio. Questo significa che non è capace di assorbire tutta la radiazione che riceve e di riemetterla. In particolare nello spettro del visibile ne assorbe assai poca. Questa è una rappresentazione della, in termini di lunghezze d'onda, vedete, della radiazione. La radiazione, questo è sempre lunghezza, il visibile è tra 0,4 e 0,7 per 10 alla meno 7 metri. Qui tenete conto è il microwave, che è infrarosso vicino. Vedete che, e questi sono gli assorbimenti, nel campo del visibile, la parola in qualche modo lo rende esplicito, l'atmosfera non assorbe quasi niente. Nel campo dell'ultravioletto, per fortuna, l'atmosfera assorbe quasi tutto, in particolare è responsabile, per esempio, dello strato di ozono. Quindi, giunge sulla superficie della Terra. Nel campo dell'infrarosso, dell'infrarosso vicino, siamo nel campo delle microonde, qui vedete che sono un sacco di assorbimenti. Beh, per esempio, nel campo delle microonde, lo stesso fatto che voi quando avete a casa riscaldiate le cose con la microonde significa che l'acqua interagisce con quel tipo di radiazione. È il modo con cui vengono scaldati i cibi. E quindi l'atmosfera, per esempio, che contiene dell'acqua, assorbe nel campo delle microonde. Lì è infrarosso, però non microonde. Come? Dovrebbe essere infrarosso, non microonde. Mi pare. Qui. Sì, ma anche. Beh, qui ci sono assorbimenti. Sì, beh, le microonde qua sono 1-10. Qui, poi qui abbiamo, sì, il water vapor è qua. È attorno dai 10 ai 70, micrometri. Qui poi insomma ci sono vari assorbimenti, vari scattering. Comunque nella parte visibile quello che noi vediamo, cioè l'atmosfera è praticamente trasparente, tutto passa. È una cosa che vi avevo già detto. Quindi quasi tutta la radiazione è trasferita. Può essere anche diffusa, scattered, o assorbita. Questa è la radiazione, può essere riflessa. Riflessa, poca. Trasmessa, quasi tutta. E quindi possiamo fare un bilancio di questa radiazione. Perché la radiazione è energia che arriva, quindi l'energia che arriva, che entra nel mio volume di controllo, se ricordiamo quando abbiamo fatto i bilanci, è uguale a quella che entra meno quella che esce. In questo caso transmitted vuol dire che esce, incoming che entra, riflessa che esce di nuovo per un tipo di fenomeno diverso, cioè riflessa è la luce che arriva e per esempio le particelle medesime che compongono l'atmosfera o il pulviscolo che sta nell'atmosfera la rimanda indietro,
trasmessa passa tutta attraverso come se l'atmosfera fosse trasparente e quindi di nuovo esce. Ci sono due forme di uscita da questo bilancio di radiazione. Mentre il resto è assorbito. Quindi l'equazione di bilancio è: questa è la radiazione solare corretta come l'abbiamo vista. Se vogliamo possiamo anche correggerla con l'inclinazione della superficie. Questa è riflessa direttamente nello spazio. Questa è trasmessa e questi due termini sono i due termini che escono dal nostro volume di controllo e che sono la maggior parte della radiazione, e questa è la quantità assorbita dall'atmosfera. In relazione a questi termini e in relazione all'energia solare trasmessa possiamo definire vari coefficienti, per esempio un coefficiente di trasmissività che è il rapporto tra la radiazione trasmessa e la radiazione solare completa, il coefficiente l'albedo o riflettività che è il rapporto tra la radiazione riflessa e quella assorbita. E infine l'assorbimento, l'assortività sarebbe qui, absorptivity, il rapporto fra la radiazione assorbita e la radiazione totale. La legge, il fatto che questa energia sia conservata, cioè quindi la somma sia uguale, quello che entra sia uguale a quello che esce, cioè più quello che entra è uguale a quello che esce, più quello che è assorbito, implica che i coefficienti siano uguali ad 1. Questa vale per la radiazione, in realtà vale per qualsiasi altro tipo di bilancio e per qualsiasi altro tipo di bilancio di radiazione. La radiazione riflessa ne parleremo dopo, spaccheremo in due parti, una parte che è diffusa e una parte che dipende dalla copertura nuvolosa. Ok. Questa parte qua per il momento la trascuriamo. Cioè abbiamo visto che nell'ambito del visibile quasi tutta la radiazione passa, solo una piccola percentuale è assorbita. La radiazione trasmessa a sua volta può essere suddivisa in due parti. La radiazione diretta, cosiddetta, quella che arriva direttamente senza incrociare nulla dal sole, e la radiazione diffusa. Anche questo è simmetrico, cioè anche la parte riflessa ha una radiazione che è diffusa direttamente e una parte che è diffusa, cioè la parte di radiazione diffusa viene diffusa ugualmente verso la superficie della Terra e verso in tutte le direzioni e verso lo spazio esterno. La parte diffusa a sua volta si divide in due grandi categorie, quelle che sono dovute al scattering di Mir e al scattering di Rayleigh. Dal punto di vista del calcolo di questa diffusione si distinguono perché lo scattering di Rayleigh dipende dalla lunghezza d'onda. Deriva dal punto di vista fisico, mentre lo scattering di Mi non dipende dalla lunghezza d'onda. Lo scattering di Rayleigh in particolare dipende dall'interazione diretta della superficie della radiazione con le molecole dell'atmosfera, azoto, ossigeno e altri gas, cioè quindi dalla composizione del gas dell'atmosfera. E quindi sono per luce di particolare lunghezza d'onda. Lo scattering di Mi non dipende dalla lunghezza d'onda, dipende invece dal punto di vista fisico, dipende dall'interazione della radiazione con le
con le particelle, con gli aerosol, con tutto quello che è sospeso nell'atmosfera. La diffusione elimina selettivamente tutte le lunghezze d'onda più piccole. Quando il sole è al tramonto, la luce deve passare una quantità di atmosfera maggiore. La parte che è di diffusione dell'atmosfera, che è legata alla lunghezza d'onda, è quella sulle lunghezze d'onda più corte, quindi nel blu. Quindi tutta la parte di radiazione, diciamo, incoming, è completamente diffusa ed eliminata in tutte le direzioni, mentre noi dal sole al tramonto riceviamo direttamente solo la parte di radiazione rossa, tutta l'altra radiazione è diffusa intorno. Per questo i tramonti sono rossi, però se poi guardiamo il cielo che diffonde ancora, il cielo rimane sempre blu. Ok, questa è come facciamo a tenere conto di tutte queste cose qua? Beh, si potrebbe costruire modelli veri e propri di assorbimento, di scattering, di diffusione della radiazione, considerando per esempio questo modello di Liu che cito io, che è in un libro del 2002, tiene conto proprio dei fotoni, cosa di cui non abbiamo mai parlato oggi, dei fotoni che attraversano l'atmosfera. Noi facciamo riferimento piuttosto a dei coefficienti di trasmissività e di diffusione. Pertanto la nostra radiazione che giunge alla fine sulla superficie della Terra la mettiamo uguale alla radiazione solare incidente, corretta in tutti i modi che avevamo visto prima ed eventualmente anche con l'angolo. Un certo coefficiente che tiene conto di tutti i fenomeni di diffusione e di scattering, più tau S e beta S, che sono due ulteriori coefficienti di trasmissività e di trasmittanza, è una correzione dovuta alla quota del sito, perché l'altro elemento di cui non abbiamo parlato è che i nostri siti, anche se per ora non abbiamo ancora parlato della topografia, le posizioni sulla superficie della Terra sono ancora diverse. Tra qui che siamo a circa 400 metri sulla cima del Mondone, che è a 2200 metri, evidentemente la quantità di atmosfera che più di un chilometro di atmosfera sono 1800 metri di atmosfera di differenza, evidentemente questa differenza di atmosfera ha un effetto sul ricevimento della radiazione che sarà sia in composizione spettrale che in quantità diversa sulla cima del mondo. Non entro nei dettagli di come questi tau e questi beta sono calcolati, ma voi userete un modello in cui questi, cioè, sono calcolati mediante opportune parametrizzazioni.